a la selección española y al Reino Unido de cada partido de mañana y en esta rueda de prensa oficial. La delegazione è appena arrivata qui nel Regno Unito alla vigilia della semifinale Italia-Spagna. Qui con me c'è Luis Enrique, tra poco arriverà Pedri. Vi chiediamo di utilizzare il sistema per porre le vostre domande. Prego. Buonasera, mister. Innanzitutto un bocca al lupo per domani sera. Volevo chiederle se Emery Laporte si è allenato. Pensa di dover fare qualche cambio per quanto riguarda la condizione fisica, magari gli acciacchi? A parte Sarabia, sono tutti a disposizione? Buonasera. Laporte non si è allenato ieri, ma questo non è stato per un motivo particolare. Si trattava semplicemente di recupero e quindi ha deciso di restare dentro a fare un po' di ciclette. Sono tutti a disposizione, però Pablo Sarabia non ha fatto questa trasferta. Tutti i giocatori stanno bene, ovviamente quando ci si avvicina a una semifinale la fatica se ne va, tutti vogliono essere presenti sul campo domani sera. Che ha supposto per te passare il muro dei quarti, perché tu a livello futbolistico. Buonasera. Quanto è stato importante per lei passare il turno al quarti di finale? In quanto giocatore non ha mai disputato una semifinale, fatta eccezione per le Olimpiadi. Quali sono le sue sensazioni arrivando qua? Lo che è certo è che è una molto buona notizia per ellos. Non siamo una selezione esperta. È impossibile sottovalutare questa occasione. Ovviamente non siamo molto esperti in quanto nazionale, quindi il fatto di essere riusciti a arrivare in semifinale nella maniera che abbiamo fatto, penso che avremmo meritato di passare il turno prima ancora dei calci di rigore. In questo momento ci concentriamo sulla partita di domani sera, una grandissima occasione per noi. Abbiamo la possibilità di disputare un finale. Quindi i giocatori avranno tanto tempo per pensare a questa semifinale, ma c'è un grande obiettivo davanti e bisogna essere al 100%. Buonasera, mister. E suerte per mañana. Italia. Buonasera, mister. In bocca al lupo per la partita di domani sera. L'Italia come la Spagna gioca molto con tanto possesso palla, le statistiche si assomigliano, anche la Spagna vuole avere il pallino del gioco. Lei pensa che l'Italia riuscirà a toglierci il possesso palla e sarà questo il loro obiettivo? Penso che questo sia un argomento fondamentale, come ha detto giustamente lei, siamo tra i leader per quanto riguarda la percentuale di possesso palla, ma anche l'Italia vuole dominare il gioco e quindi questa è la prima battaglia da vincere in campo. Loro sono anche molto bravi in fase di non possesso, questo si è visto durante il torneo, ma sicuramente si trovano a suo agio o a loro agio quando hanno la palla, ma anche noi vogliamo avere il possesso palla. Se dovessimo fare un altro tipo di gioco potremmo adattarci, ma è chiaro che preferiremmo avere più possesso palla. Innanzitutto buonasera. Quanto è stata importante questa fame da parte della sua squadra? Ha detto poc'anzi che la Spagna non ha tanta esperienza a livello internazionale, ma spesso la fame può sopperire a questa mancanza di esperienza. Quanto è stata importante questa fame? Questa caratteristica dell'hambre.
He visto un gruppo di giocatori desde che nosotros estamos en la selección. Non ho visto per forza questa caratteristica, la fame. Anzi, ho visto un gruppo di ragazzi che sin dall'inizio del raduno hanno dimostrato proprio questa voglia di far parte della squadra dell'11 di partenza. Non so se si tratti di fame, ma sicuramente si tratta di un buon approccio e credo che ogni buona squadra ha questa caratteristica. Bisogna cercare di valorizzare le nostre migliori qualità, limare un po' i nostri difetti, di nasconderli se possibile e cercare veramente di creare un buono spirito di gruppo. La fame è sinonimo piuttosto di voglia di fare qualcosa di importante ed è ciò che vuole fare qualsiasi nazionale. Buonasera, mister. Dalla prima partita a Wembley ha sempre detto che il gruppo di giocatori è una specie di famiglia e che il vostro obiettivo era poter disputare una partita importante in questo stadio mitico. Quanto è stato importante il ruolo della federazione, il presidente della Federcalcio, giustamente per sostenere questi giocatori, perché sarebbe giustamente un percorso di tre anni anziché tre settimane. Quando ho accettato la proposta da parte della Federcalcio spagnola è perché ero convinto dal presidente e dal direttore sportivo. La tranquillità che tengo alla ora di tomare la decisione che tenga che tomare, respaldato sempre per los dirigenti. È inutile ripetere quanto sto bene in questo ambiente, ho sempre sentito il supporto da parte della dirigenza. Quindi è un piacere poter rappresentare la Spagna in quanto CT, lo è stato anche in quanto giocatore. Ho un contratto fino alla fine del mondiale dell'anno prossimo, sono contento di essere qui e sento proprio il supporto di tutti quanti. Buonasera, mi sente? Debutaste con la selezione spagnola in Wembley. Allá se cumplieron. Guardando indietro alla partita di Wembley di settembre 2018, sono passati quasi tre anni da quella partita e siete tornati qui a Wembley. Lei pensa di essere migliorato in quanto allenatore da allora? E ci può dire qualcosa sul percorso di crescita? Io non tengo nada che opinare su questo. Io sto molto tranquillo con il mio lavoro, lo intento esecutare. Aspetta gli altri giudicare il mio operato, io sono piuttosto tranquillo per quanto riguarda il mio lavoro. Cerco di dare il 100% in ogni cosa che faccio e sono circondato da ottimi professionisti, ho questa fortuna. I miei collaboratori fanno un contributo importantissimo. Se io sono migliorato in quanto allenatore, tutto ciò che posso dire è che sono me stesso e cerco sempre di migliorare. Anche c'è stato un grande turnover per quanto riguarda i giocatori, è quello che ho detto sin dal giorno della mia presentazione. C'è stato un grande ricambio di giocatori, i giocatori cambiano a prescindere dal nome dei giocatori e delle società per le quali giocano, è ciò che ho sempre provato a fare da quando sono CT della Nazionale Spagnola. Abbiamo un problema con Ramon, luego volvemos con Miguel Ángel Toribio, Radio Marca. È caduta la linea. Quindi adesso passiamo alla domanda successiva. Ha detto Di Novaggio in una intervista con los compañeros de la agencia EFE que si España gana el euro será la victoria. Di Novaggio ha parlato alla stampa e ha detto che se la Spagna dovesse vincere gli europei,
sarebbe grazie a lei. Quindi in pratica ha detto che lei è più importante dei giocatori stessi. Sarebbe d'accordo con questa ipotesi che lei è il leader e se la Spagna dovesse vincere sarebbe proprio la sua vittoria? Devo dire di no, ho sempre sostenuto di essere un leader, ma io non scendo in campo. Quelli importanti sono i ragazzi che scendono in campo appunto a giocare la partita. E abbiamo tanti leader all'interno del nostro gruppo. La difficoltà è pressare bene, segnare gol, stare attenti ai movimenti degli avversari, e noi abbiamo tanti giocatori che sanno fare queste cose. Se dovessimo avere la fortuna di andare in finale sarebbe grazie ai giocatori soprattutto. Buonasera mister, volevo farle la domanda seguente. Vi siete allenati allo stadio alla vigilia degli ottavi, oggi non lo avete fatto e non l'avete fatto neanche alle vigilie del quarto di finale. Ci può spiegare un po' la motivazione dietro questa decisione? È molto semplice, non ci siamo potuti allenare per proteggere il manto erboso, lo stesso valeva per il campo a Copenaghen. È un peccato perché è sempre un allenamento molto bello per i giocatori, ma allo stesso tempo capiamo che la priorità deve essere la protezione appunto del campo stesso. Entrenamiento de la selección italiana han empezado apartados del grupo tanto Chiellini como Bonucci. Quería saber cuánto le puede cambiar en estas horas su planteamiento. Sia Bonucci che Chiellini si sono allenati per l'Italia quest'oggi. Va a influir cero. Lei si concentrerà su ciò che fa l'Italia durante la seduta di allenamento? Sono due giocatori molto importanti, con tanta esperienza, ma io non scelgo l'undici di partenza in base a queste informazioni. Io sono concentrato su quello che posso fare io per quanto riguarda la mia formazione, quello che vogliamo fare noi in campo. È chiaro, mi piacerebbe che ci fosse Leonardo Spinazzola domani sera, però sono convinto che più giocatori bravi ci sono in campo, meglio è per il calcio in generale. Quería preguntarle por la importancia del aporte en el equipo. ¿Qué le ha dado? Porque es el. Buonasera, mister. Volevo chiederle sull'importanza di Laporte in questa squadra. È l'unico difensore che ha disputato tutte le partite finora. Quanto è importante Laporte? Per poter giocare con la selezione spagnola, pues que nos ha dado, pues lo que yo creo todo. Da quando è stato convocabile, Laporte ha iniziato a mettere in mostra tutte le sue qualità, è un ottimo difensore sia dal punto di vista offensivo che difensivo. È chiaro, i nostri difensori devono essere calmi per poter costruire da dietro e trovare il centrocampista libero e bravo di testa. Sa usare i due piedi, è forte fisicamente, veloce. Gioca in avanti, riesce anche a giocare in copertura, è un ottimo difensore e siamo contentissimi che Emerick abbia deciso di rappresentare la Spagna. Luis, buenas tardes. Come hai che affrontar buonasera mister. Il partito è un partito molto importante nelle carriere di questi giocatori. Per quanto riguarda il lato psicologico, quale sarà il suo approccio? Ovviamente è una partita molto importante, un grande stadio qui a Wembley. Come si prepara la squadra dal punto di vista psicologico? Abbiamo Joaquín Valdés, il nostro psicologo, qui con noi. Parliamo sempre con i giocatori prima della partita e insistiamo sull'importanza della motivazione per questo tipo di incontro. A volte si tende ad esagerare, ma vorremmo evitare questo eccesso di entusiasmo. Vorremmo approcciare questa gara così come abbiamo fatto per la terza partita della fase a girone, che è stata da dentro o fuori. Vorremmo usare sempre lo stesso approccio che abbiamo usato fin qui durante la fase a eliminazione diretta. Io dico sempre ai giocatori di concentrarsi su ciò che possono fare
i movimenti con e senza palla, sul piano offensivo e difensivo, cercare di non focalizzarsi troppo su tutto il resto. Sarebbe bello poter riuscire a fare tutto ciò. È chiaro, non siamo la squadra più esperta, ma questo non vuol dire che ci manca dell'esperienza a livello internazionale, perché tanti giocatori hanno giocato per i club nelle grandi manifestazioni, però in questo caso si rappresenta il proprio paese in una partita importante, quindi è molto bello come concetto. Spero che possiamo rispondere presenti per far piacere ai tifosi. Vamos con Javier Cáceres del Saitun. Hola, mister. Quería preguntarle por el factor campo. Mañana se llenará con espectadores, todos británicos. Volevo chiederle sullo stadio, ci saranno 60.000 spettatori a Wembley, saranno quasi tutti di nazionalità britannica e contemporaneamente il governo britannico ha appena annunciato che tutte le restrizioni verranno allentate tra qualche giorno. Che cosa pensa del fatto che nessun tifoso né spagnolo né italiano si possa spostare per la partita? C'è la possibilità che l'Inghilterra possa arrivare in finale, in quel caso ci sarebbero tanti tifosi inglesi nello stadio. Penso che a prescindere da questi fattori, ovviamente è una situazione abbastanza particolare. Io spero che ci siano tifosi sia italiani che spagnoli domani sera allo stadio più che degli inglesi, ma ovviamente non possiamo gestire questa situazione, quindi non ha senso spendere troppe energie, disperdere troppe energie pensando a questo, non possiamo farci niente. Salve mister, se posso chiedere in italiano, ben ritrovato. Volevo chiedere se per lei questa è una sorta anche di rivincita col calcio italiano, che forse l'ha capita un po' poco, che ha avuto poca pazienza anche con le sue qualità, con le sue capacità, a livello personale intendo. Grazie. Salve, no, no, non ho questa impressione, perché se ti ricordi io sono andato via, è stata una mia decisione. E la società, la Roma, voleva che rimanessi nella società, è stata una decisione mia, con lo quale non c'è nessuna possibilità di rivincita. Io sono molto contento di giocare contro l'Italia, che è un paese che mi piace tantissimo e che cerco di visitare ogni volta che ho tempo. È molto bello giocare contro l'Italia, giocheremo domani e giocheremo pure nell'ottobre, quando giocheremo la Nations League, la Final Four, e per me è sempre un piacere. Raffaele Riverso, Tese Italia, adelante. Creo que te hemos perdido. Vamos con Daniele Lomonaco del Romanista, adelante. Sono encantato di averte, ma te haré la pregunta in italiano. Daniele, come stai? Molto bene, grazie, molto bene. 10 anni fa erano, quando tu sei stato presentato a Roma, sono passati 10 anni, eravamo un po' più giovani, e quello che volevo sapere è, tu hai detto, non so se sono un allenatore migliore o no, ma sicuramente quello che pensavi allora del calcio lo stai facendo anche oggi, e attraverso questo sei riuscito ad ottenere tante soddisfazioni. Questa sarebbe una delle soddisfazioni che ti mancano, no? Raggiungere la finale con la Spagna. E poi volevo sapere se ti farà piacere, immagino di sì, incontrare Daniele De Rossi, che sta nello staff di Mancini. Come no, sarà un grandissimo piacere ritrovarmi con Daniele. Ho potuto parlare con lui al cellulare, al telefonino, e fa 2 o 3 settimane fa, e sarò molto contento di salutarlo di nuovo. E niente, 10 anni fa eravamo più giovani,
sicuro, eso sicuro, ma continuiamo a pensare la stessa idea del calcio, a migliorare la nostra idea, il calcio propositivo che cercavamo di farlo a Roma. Quella è la mia identità come allenatore, farò lo stesso cercando di migliorare, come no. E niente, se noi domani vinciamo sarà una grandissima notizia per tutti noi, ma allo stesso tempo se l'Italia vince e bisogna o vince di una maniera giusta, per me también sarà tiferò per l'Italia nella finale. Raffaele Riverson, desde Italia, vamos a ver si ahora podemos. No, no conecta. Vamos con Theo Squires de Liverpool Echo, adelante. Buonasera mister, volevo chiederle sul ruolo di Thiago Alcantara. Ha parlato del possesso palla, del dominio di gioco. Lui è piuttosto panchinaro per la Spagna, anzi, anche se gioca molto nel Liverpool. Thiago è un ottimo giocatore, tutti conoscono le sue qualità, però noi abbiamo una squadra molto forte, io cerco di dare un certo minutaggio a tutti quanti, lui dà il suo contributo perché è un giocatore di grande esperienza e noi siamo molto contenti di averlo a disposizione. Dopodiché devo scegliere la squadra e sicuramente le mie decisioni parlano chiaro. Hola, buenas tardes. Todo el mundo recuerda el codazo de Tesotti a ti en 94. Me gustaría saber. Buonasera, mister. Si tienes una cuenta pendiente con Italia en un partido. Tutti si ricordano della famosa gomitata di Mauro Tassotti qualche anno fa. Lei ha una rivincita? Un conto in sospeso con l'Italia? No, assolutamente no, è passato tantissimo tempo. Sono riuscito a parlare con Mauro qualche volta durante il corso degli anni, è un bravo ragazzo, è una persona molto corretta, in questo momento sta lavorando come vice di Andriy Shevchenko con la nazionale ucraina, abbiamo parlato qualche volta, ma questo fa parte del passato, della nostra storia calcistica. Tutte e due noi avremmo preferito che succedesse in un modo diverso, però siamo concentrati sul lavoro che abbiamo da fare e, come ho detto, bellissimi ricordi della mia permanenza in Italia, della gente italiana. È una semifinale fantastica, Italia-Spagna, una di queste due squadre andrà in finale e sicuramente fa parte della storia calcistica. Luis Enrique, quería preguntar sobre la relación con los jugadores, que en las entrevistas los jugadores están diciendo que tiene... Buonasera, mister. Volevo chiederle sul rapporto che ha con i giocatori. Durante le interviste hanno detto che lei ha un ottimo rapporto, un ottimo feeling con i giocatori. Questa non è la sensazione che avevamo di lei quando era allenatore del Barcellona. De hecho, es una de las cosas que más me gusta. Ho sempre voluto avere un buon feeling con i miei giocatori, è una delle parti, delle parti preferite di questo mio ruolo. Cerco di far passare la mia filosofia calcistica. E mi piace anche la giovinezza di questi ragazzi, mi fa sentire giovane. Forse non bisognerebbe mai chiedere ai giocatori dell'allenatore attuale perché vogliono scendere in campo tutti quanti. Sarebbe meglio fargli questa domanda una volta che non sarò più il loro allenatore, magari sarebbero un po' più sinceri. Buonasera, mister. Le statistiche dicono che la forza maggiore della nazionale italiana è il centrocampo e che magari sono
esposti sulle fasce. Noi abbiamo la sensazione che i punti di forza della Spagna siano appunto proprio le fasce. Lei si è concentrato su questo aspetto, questa dinamica durante la preparazione? E vuole cercare di colpire l'Italia sulle fasce? Tutte le nazionali tendono ad avere tanti giocatori a centrocampo e questo fa sì che ci sia tanto spazio sulle corsie laterali. Questo vale per qualunque partita, per qualsiasi gara a eliminazione diretta. Quindi cercheremo di sfruttare il nostro gioco collettivo per avere più ampiezza possibile e creare più problemi possibile all'Italia. Detto ciò, il corridoio centrale è il percorso più veloce per arrivare alla porta avversaria, che sia passando per le fasce o per il mezzo. L'importante è gestire bene il possesso palla e sicuramente far sì che gli avversari si stanchino. Però penso che sia normale nel calcio avere proprio questo blocco a centrocampo. Perfetto. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes. Buonasera, mister. Ya que Italia juega ya un juego bastante parecido a lo che intanto volevo chiederle questo. L'Italia pratica un calcio abbastanza simile a quello della Spagna. Lei ha preparato già un piano B che potrebbe mettere in pratica se l'Italia dovesse dominare il possesso palla. Sono sicuro che ci saranno dei momenti in cui dovremmo difenderci di più rispetto magari a qualche partita precedente. Spero ovviamente che questo non sia il caso, che non si verifichi. Però noi allenatori cerchiamo di adattarci a tutte le possibili circostanze, cerchiamo di restare fedeli alla nostra filosofia di gioco. Però quando vedo una squadra che è capace di toglierci la palla, bisogna adattarsi. Se l'Italia dovesse farlo domani sera, è chiaro che avremmo un piano B. Sappiamo come gestire questa situazione. È ovvio che non scenderò nel merito di questo piano B, ma noi abbiamo un calcio molto sviluppato che ha portato dei risultati. I giocatori ci credono e quindi sono piuttosto fiducioso per quanto riguarda la nostra filosofia. Rimarrà